Sono quattro piccoli ballerini di breakdance, ma sono anche, o forse prima ancora, quattro amici. Hanno tra i 10 e i 12 anni, frequentano un'academy, il B-Students, che sta facendo scuola in Italia nel breaking e che ha trovato la sua sede naturale alla Stand Up, associazione che ha alla base l'amore per il ballo in tutte le sue forme. Recentemente sono stati impegnati a Massa Carrara nei campionati italiani di categoria e anche se sono i primi importanti passi di questa disciplina che diventerà olimpica nel 2024, sono tornati a casa con tre podi, un secondo e due terzi posti, ma soprattutto hanno cementato ulteriormente la loro amicizia. Mi chiamo Sofia Seppi, ho 12 anni e il mio nome d'arte è Big Girl Sophie. Che cos'è una Big Girl? Una Big Girl è una ragazza che balla la breakdance. E tu l'hai ballata dove per aver conquistato quella medaglia? Per aver conquistato questa medaglia ho ballato la breakdance ai campionati italiani a Massa Carrara, in Toscana. E con che risultato? Con il risultato di essere arrivata seconda e sono molto felice. Ci speravi? Sì, ci speravo, ma non me l'aspettavo. Allora, il mio nome è Diego, cognome Marangonna, ho 10 anni, quasi 11, e il mio nome d'arte è Messi. Nome d'arte per fare cosa? Per ballare breakdance. E questa medaglia che hai al collo da dove arriva? Raccontaci. Questa medaglia arriva dai campionati italiani, FIZZO, che ho fatto a Massa Carrara e sono arrivato terzo in 23. E tu ci speravi? Com'è andata? Allora, in realtà io pensavo di finire malissimo. Però alla fine, quando ho vinto la prima battle, ho detto ok, devo arrivare sul podio. Allora, io mi chiamo Alessandro Artuzzi, ho 12 anni e il mio nome d'arte è B-Boy Flow. B-Boy Flow, che cosa fa? E questa medaglia cosa ci fa al tuo collo? In pratica il 25 aprile di quest'anno c'è stata la nazionale italiana, FIZ, Federazione Italiana di Danza Sportiva, e sono riuscito ad ottenere il terzo posto passando le selezioni e vincendo due sfide. Una di queste sfide con chi l'hai vinta? Con questo qui, con il mio amico, e è stato brutto combattere insieme a lui, perché cioè è brutto sempre combattere con un tuo compagno di squadra. Anche perché voi siete amici, no? Quanto è importante l'amicizia nel vostro gruppo? Tantissimo. Allora, questa sfida che raccontava Alessandro, com'è stata per te? È stata sia bella, perché comunque ho ballato e mi sono divertito, sia brutta perché ho dovuto sempre combattere, diciamo, con il mio amico, che non è mai bello. Ma senti, tu che cosa ti porti a casa di questa esperienza? Mi porto, allora, l'esperienza di aver comunque ballato e partecipato, e anche di aver fatto il viaggio, aver fatto una bella esperienza per i due giorni in cui siamo stati là. Sono in finale! Non solo competizione, dunque, questa esperienza è stato un incredibile viaggio alla scoperta delle proprie potenzialità e dei propri limiti, ma soprattutto della forza dell'amicizia, un'esperienza che resterà nei loro cuori per sempre. Questi ragazzini ci insegnano che il rispetto viene ancor prima della competizione e del successo.